Ma l'attività cardio brucia, compromette i guadagni di forza acquisiti ed eventualmente anche i guadagni di massa muscolare? C'è un modo migliore per affrontare questa tipologia di allenamento, il cardiovascolare? C'è un'intensità ideale affinché non si vadano a compromettere i guadagni di forza ed eventualmente anche di muscoli? Questo è un tormentone che, passatemi il termine, ha un po' rotto i coglioni, però alla fine noi addetti del settore un po' ci siamo rassegnati, è una cosa che ciclicamente va e viene, nonostante la mole di informazioni e contenuti che sono state ormai messe a disposizione negli anni. Cerchiamo effettivamente allora di capire bene la questione. Nonostante tutte le critiche, va dato atto, va spezzata una lancia a favore del CrossFit, dei CrossFitter che tempo addietro ormai dai suoi esordi avevano sdoganato un po' questa cosa, no? Sulla possibilità di fare cardio a livelli veramente sostenuti, unitamente anche all'attività muscolare. Si vedevano e si vedono tuttora atleti molto muscolosi, molto muscolari, però poter affrontare livelli di attività cardiovascolare di diverse tipologie, ma soprattutto con intensità molto elevate. Sembrava che l'aerobica diversi anni fa, quella blanda, quella che ti fa bruciare grassi, fosse stata completamente abbandonata e sputtanata a favore degli HIIT, dei circuiti brevi ma intensi. Sembrava un po' quella la nuova frontiera. Adesso invece si stanno di nuovo un po' rovesciando le cose e sta di nuovo tornando di gran moda l'attività aerobica classica, quella che si fa tranquilla, quando fai la corsetta o la camminata veloce riesci a parlare, quindi vuol dire che i battiti non sono troppo elevati, quindi siamo in un range brucia grassi. Quello sta tornando di gran moda anche perché sta tornando di gran moda il bodybuilding classico e quindi è ovvio chi viene da questo settore ti consiglia quel tipo di attività cardio per non bruciare i preziosi muscoli costruiti. Dunque, ragioniamo. Prima ho parlato di allenamento della forza e guadagno anche eventualmente più o meno massa muscolare. Quindi, specialmente se hai guadagnato più o meno massa muscolare, grazie soprattutto all'aumento della forza, questo è il punto da cui partire. Quindi, qualsiasi attività cardio tu vada a svolgere, per qualsiasi ragione, il punto di riferimento è quello: stai facendo attività cardio di bassa intensità, di alta intensità, mista, e allo stesso tempo stai portando avanti i tuoi allenamenti di forza a corpo libero, con i pesi, con i bilancieri oppure un misto tra queste cose, quello è il punto da cui partire. Se le tue prestazioni di forza continuano a essere performanti, continui a rendere, stai guadagnando, stai aumentando, stai facendo delle progressioni, e allora ovviamente l'attività cardio che gli stai accompagnando non sta inficiando, non sta danneggiando tutto questo. È sempre quello il punto di riferimento da cui partire. Certo, inquadrando tutto dalla prospettiva delle discipline della forza è più facile avere un punto di riferimento. Poi un altro discorso è capire quale tipo di attività aerobica eventualmente perdere massa grassa per definirsi un attimino di più. Anche lì l'unico principio cardine sarebbe quello di mettersi in deficit calorico se vuoi perdere massa grassa. Tu devi sempre cercare il giusto compromesso. Ho introdotto attività aerobica di un certo tipo, le mie prestazioni di forza stanno calando e vuol dire che magari non hai trovato il giusto compromesso, magari anche lì nell'attività aerobica non sei partito con la giusta progressione. Stai facendo prestazioni di forza, allenando i muscoli, stai facendo attività aerobica, ti sei messo in deficit calorico, allora qualche prestazione va incalando, allora forse lì devi andare a fare le giuste regolazioni. Quindi adesso che abbiamo capito i punti di riferimento, che sono sempre le nostre prestazioni, non aver paura di affrontare attività cardio. E soprattutto falla se ami altri sport che prevedono, insomma, regimi aerobici di diversa natura, di diversa intensità. Se invece non te ne frega niente dell'attività cardio, ti consiglio solo di portare avanti un minimo sindacale giusto per mantenere efficiente la struttura e la salute e quindi, insomma, contribuire ai tuoi allenamenti principali di forza ed eventualmente muscoli. Bene, ragazzi, con questo è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!